Pietro Ubaldi, la vostra coscienza latente è la vostra vera anima eterna, quella che preesiste alla nascita e sopravvive alla morte corporea. Quando la scienza, avanzando, giungerà fino a essa, l'immortalità dello spirito sarà dimostrata, ma oggi voi non siete coscienti in quella profondità, non siete sensibili a quel livello e non riportando in voi stessi alcuna sensazione, voi negate. La vostra scienza corre dietro alle vostre sensazioni, senza sospettare che si possano superare e ne resta circoscritta come in un carcere. Quella parte di voi stessi è immersa nella tenebra, almeno lo è per la grande maggioranza degli uomini, che quindi nega ed, essendo maggioranza, fa e impone la legge, relegando in un comune campo gli espulsi dalla normalità e accomunando in una dolorosa condanna sia il subnormale, cioè il patologico o l'involuto, che il supernormale, che è il superevoluto elemento del domani. In questo campo il materialismo ha molto peccato. Solo alcuni individui di eccezione, anticipi dell'evoluzione, sono coscienti nella coscienza interiore. Essi odono e dicono cose meravigliose, ma voi non li comprendete che tardi, dopo averli martoriati. Eppure questo è lo stato normale del superuomo dell'avvenire.